ragazzi, ben ritornati da Posso Giocare. Siamo tornati, signori, con un altro video in cucina. Oggi, ragazzi, innanzitutto mi state vedendo così, già sporco, tutto un po' impicciato, un po' in macello, perché ragazzi sto registrando subitissimo dopo il video. Cosa andiamo a fare oggi? Un semplicissimo, ragazzi, gâteau di patate. Che cos'è il gâteau di patate? Praticamente è uno sformato di patate gigante che io a scuola, penso, quando stavo alle elementari, a mensa, me ne mangiavo a quintali, per quanto mi piaceva il gâteau di patate. Ovviamente, però, deve essere fatto bene, ragazzi. Come si fa? Allora, praticamente iniziamo subito. Intanto vi invito a lasciare subito un bel like, raggiungiamo almeno i 15.000 mi piace per questo episodio. E ragazzi, sempre qua nei consigliati vi aprirà qua sopra un sondaggio, sempre se volete un piatto dolce o un qualcosa di salato. Quindi mi raccomando, votate. Come si fa questo gâteau? Il gâteau di patate, ragazzi, chi è che non l'ha mangiato nella sua vita? Cioè, tutti hanno mangiato il gâteau di patate. Poi c'è anche chi non piace, e lì di andarti a pentire immediatamente se non ti piace il gâteau di patate, specialmente quello che farà Giocherone. Allora, cosa ci serve? Semplicissimo, noi ragazzi ci siamo messi a bollire le patate e già le ho schiacciate perché ci siamo avvantaggiati. Quindi abbiamo fatto più o meno, queste sono all'incirca 2,5 kg di patate, forse quasi 3 kg di patate. E poi abbiamo tagliato 4 mozzarelle, 5 mozzarelle, prosciutto cotto a cubetti. Ho preso un trancio di quelli grandi, sono andato dal mio macellaio, praticamente salumiere. Mi sono fatto dare proprio il trancetto grande di prosciutto cotto e l'abbiamo tagliato a cubetti. Ci servono, usiamo 6 uova, ovviamente tutte quante, ragazzi, non si butta niente le 6 uova. Usiamo il burro della Selex perché si risparmia. E abbiamo il parmigiano reggiano. E poi, vabbè, sale, eccetera, eccetera. E pane grattato. Allora, cosa dobbiamo fare? È una teglia. Grazie. È semplice, ragazzi. Il gâteau di patate è semplicissimo. Si schiacciano le patate e noi ci siamo avvantaggiati. Sono una cifra, ragazzi, non sembrano, sono tante. Mani belle pulite prima, perché prima mi sono sguazzate tutte quante, mi sono lavato tranquilli. Raga, è semplice, però bisogna metterci la potenza del giocherone per fare un gâteau di patate veramente eccezionale. Cosa andiamo a fare? Dobbiamo immischiare tutto questo ben di Dio che sta qua. Lo dobbiamo immischiare tutto nelle patate. Non vi ho fatto del procedimento di bollire, allora come si bolliscono le patate? Passiamo proprio a una cosa molto semplice. Acqua fredda, lavate le patate, le mettete dentro. Una volta la patata va in ebollizione, sentite con lo stuzzico dei denti se penetra la patata. Ok? Una volta che lo stuzzicadenti penetra la patata, vuol dire che la patata è cotta. Scolate le patate, le buttate dentro l'acqua fredda e le le pelate tutte quante, ragazzi. Ok? Esatto, il food porn, quelli proprio incredibili. Pelate le patate e ovviamente poi le schiacciate, mi raccomando. Io, ragazzi, da calde, perché se fate la fredda vi fate un buco di culo, cioè sono le mani rossissime. Esatto. Però, raga, un'altra cosa a me mi interessa farvi vedere. Quando schiacciate le patate, il prodotto viene più o meno tutto quanto così. Ok, tutto spappolato. Qua, ragazzi, se state vedendo, nelle patate ci stanno anche i propri pezzi un po' grossi. Quindi quando andremo a mangiare il gâteau di patate non sentiamo solamente la pappetta, e quindi sentiamo anche un po' di patata, che a me sinceramente piace. Poi non so agli altri, però a me mi frega il cazzo. Io il video faccio così e la ricetta mia è come annoio. Quindi, patate. Mettiamo il prosciutto tagliato a cubetti dello spessore di qualche millimetro, mezzo centimetro, diciamo, tagliato dalla mia assistente Giulia. Mettiamo il... Oh, raga, voilà. Cioè, ragazzi, ovviamente quando fate queste cose non siate pusciari. Cioè, la roba ci deve stare. Siate generosi. Esatto. Io le dico sempre in tutti i miei video, siate generosi. Mettiamo. Poi c'è la cosa più bella, è proprio... Ah, che va a mischiare tutto questo... Con le mani. Ovviamente, raga, con le mani, perché va fatto con le mani. Ovvio. Se volete tagli una... ulteriore ciancicata, raga, come si dice a Roma, una bella ciancicata, eh? L'andiamo a fare. Ovviamente qui viene fuori, vedete? Praticamente un bel impasto di patata. Impasto di patata con dentro il salato e il prosciutto cotto. Simone, mi sono sbagliato, il prosciutto cotto, eccolo qua. Quindi, ok, una volta messo il prosciutto, io che faccio? Vado a fare un po' di... Come? Un po' di... No, così no, però andiamo a fare un po' di così, perché creiamo dei buchi, no? Tipo formiglieri, tipo alveari. Vabbè, avete capito il cazzo su di. Sì. Che facciamo? Mettiamo le uova. Ci mettiamo 6 uova. 6 uova intere. E 1. E 2. Non si è aperta molto bene, vero? Una volta ce l'ho capace. Ecco. La goccia, possibilmente no. No, ragazzi, io perché sto facendo un video un po' così, mi andavate a ridere. Al massimo chi trova la goccia vince un premio. Se le uova, ragazzi, non pedire come le sappiamo rompere, perché o fate in testa così o se no
tranquillamente. No, è che il problema è che si sfracella tutto e non va bene, quindi evitiamo di buttare 60 kg di patate pelate che ci ho messo una vita a farle. Oh, accontentiamoci di così. Una volta c'ero capace, no? Vabbè, più o meno, dai. Solamente che il guscio potente si dovrebbe rompere bene. Io l'ho sfrantumato. Da posto. E adesso? Di un video ASMR. Sentite. No, zitta, zitta. Avvicinami come. Amico. Così è brutto. Esatto. Ok, andiamo a immisculare. Todos. Todo. Nel barrio. Oh, mamma mia. Questa è una goduria. Mamma mia. E qua ci fate una bella frittata di patate con questa. Penso che esce fuori 45 kg di frittata. Mamma mia, ragazzi, che spettacolo. Oddio, questo porta presso tutto. Beh, non te ne approfittare perché c'è stardito mio carente. Sentite un po'. Ok, non ci fate caso, ragazzi. Questo video, se lo state vedendo, avvisate subito a casa dicendo: guarda, sto vedendo un video di gioco, esatto. Perché non è un po', se lo pensano male a casa. Quindi mi raccomando, ragazzi, non fate cose zozze. Oh, guarda che bel. Che bel ardito, non per mio. Esatto. Che sta soffrì. Esatto, guarda che bel impasto omogeneo. Quando fate questo, il concentrazione e il bicio che si gonfia. Vedi, il bicio che si gonfia. Ok, sembra un T-Rex ammalato, però va bene così. Cosa facciamo adesso? Ci andiamo a mettere lo parmesan. Questo, abbondante. Ragazzi, siamo generosi, abbondante tutto, ok? Oh. Oh. E che facciamo sempre? Dai. Giriamo. Si gira. Mamma mia, se si gira. Fa parte del film. Sì, del film. Io so, la camera, fa parte. Ok, raga. Sentite a casa l'odore? Ah, mamma mia, che roba. Ok, abbiamo messo anche il parmigiano. Cosa andiamo a fare adesso, raga? Importantissimo, mettiamo la mozzarella. Un chilo. I 45 kg. La pioggia. Come se piovesse. Guardate, 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 come se piovesse, raga. Guarda, sta piovendo. Oh. Simone. Ah, dai, su, facciamo un... Ah, come se piovesse proprio. Ma madonna, quanta cazzo è, raga. Tanta, Simo. Per traverso come. E qua che facciamo? Vai, ricominciamo. Senti il flusso. Ok, dobbiamo. Perché bisogna caricare. Intanto sto tutte le dita di Giulia. Ma che c'è? Sai com'è? Oh. Questo non è un gatto, raga. Questo è un esercito di patate. Ok, una volta messa anche tutta la mozzarella house, cosa dobbiamo fare? Sanno a mallare un attimo le mani, perché sinceramente ho 40 kg di patata sulla mano. Andiamoci a lavare le mani. Cosa dobbiamo fare? Molto semplice. Voi dite, il gatto è pronto. No, il sale. Ovviamente. Perché solo tutto sciapo e buttare tutto che fa una cagata incredibile. Quindi, sale, raga, qua bisogna andarci abbondantemente, che la patata assorbe e ha bisogno di sale. Non sembra tanto, raga, perché se poi diventa sciapo a me fa cagare. Quindi che cazzo mi sono andato a fare a mani non lo so, però vabbè. Anche perché le patate sono tante, ragazzi, quindi il sale va usato, eh. Non fate le cose sciabe, per favore. Ok, ragazzi, bisogna fare un test. No, non è sciapo. Basta. Per me è perfetto. Basta. Vero? Mm-hmm. Per me è perfetto. Ma raga, ma io sono un artista. Ragazzi, io ho delle dosi. Riccardo. Dosi. Adesso cosa facciamo? Ci laviamo la mano un'altra volta. Ci serve una bella teglia resistente, ragazzi. Selex. Per risparmiare. Okay. Andiamo a spalmare. Siamo generosi anche con il burro. Una volta imburrata la teglia, prendiamo un po' di pane grattato, ragazzi. Ok. E lo andiamo a... Coltelli che non coltellano. Esatto, ne mettiamo un po'. E tipo se mettiamo la farina. Poi l'eccesso lo leviamo senza problemi. Andiamo a fare questo movimento qua. A sganavo. Questo, ragazzi, è il risultato finalos. Altra cosa che dobbiamo fare. Andiamo a mettere. Porca madosta, quanto pesa. Il gatto. Ma vai. Vai. Mamma mia, quanta patata c'è sta qua, raga. Il letto
capentole che lecca la patata. Ciao, c'è spada, dai, ma c'è. Ok, io ho il leccamentole personale. Ah, non è anche, va direttamente lì proprio sul... Come, le piace? Buono. Grazie. Andiamo a... Mazza, quante, raga, veramente. Poi vedi come è ciotto. Lo sai perché mi piace a me, raga? Vedete quanta roba... La roba è ciotta. Almeno quando... La roba è ciotta, almeno quando andiamo a mangiare, si sente la sostanza sotto la bocca, raga. Perché se non vi sentite la pappetta, a me non piace. Quindi andiamo a... spalmare. Questo è molto semplice, ragazzi, come ricetta. Però comunque, se sentite il sottofondo di che si sta scartando tra tutto, tranquilli, è Valentina, eh? Riprendi, riprendila. No, ma sta a vedere se è sporca, raga, eh? Ovvio. Vero? Mm. Che facciamo adesso, raga? Andiamo a mettere un po' di burro. Ma roba, però, raga, veramente... Però così è troppo... Massa, quanto è morbido sto burro. Allora, facciamo così. Guarda che faccio prima. Sì. Andiamo a mettere un po' di burro, perché ci va, raga. Non lo so, ci deve stare grasso, come fate, cavolo, mi pare. Che poi sembra, dai, mozzarella, che ve frega, va. Si confonde con la mozzarella, sì. No, eh? Ok, mettiamo un po' di burro. Non tanto, raga, perché sennò poi si sente una cifra il burro, quindi... Secondo me, dopo aver messo... Sì, basta. Questa dose generosa di burro. Che dobbiamo fare? Dobbiamo andare a riempire con il pane grattato. Quindi, pure qua, ragazzi, siate come generosi. Si perché tanto qua il pane grattato noi ci piace. Ma che cazzo sta a fare guardare per i piatti, che cazzo devo fare? Ma che non sdretta, voi mettete? Io mi chiamo Ascellus. Simone. Ascellus. 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 Giocretta. Ascellus. Ancora più in alto. Per coprire bene il guarda, bordo. Guarda, mi deve far ammazzare a me per i piatti che sono nana. Ma guarda quanto ne stai a mettere! Oh, fatevi i cazzi vostri, questa è arte culinaria! E non culinaria. Pure un po' per terra fa bene, raga, che cazzo dopo si spazza. Spazza. Allora, ci siamo! È fatto, il pan grattato ci deve stare la croccantezza. Giulia, tu non puoi parlare. Ci deve stare, anzi, guarda, giù, mi dispiace perché qua ci sta. Oh. Andiamo giusto a... Gli angoli sono quelli più infami proprio. Basta, raga, ne esageriamo solo poi. Basta. E quindi è pronto, adesso deve cuocere all'incirca 48 giorni. No, io direi più o meno almeno una mezz'oretta. Una mezz'oretta, 40 sì. Minuti abbondanti. Il tempo che si dora tutto, che si crosta tutto e che si nemo tutto, capito? Dora, nemo, dori, nemo. Okay. Simone, metti il forno Il forno è già bello. Lì c'è un'altra zosseria che abbiamo fatto, tanto non fa se manca niente. Boom. Ok, prendiamo. Mamma mia! Ce ne qua! A casa e fate. Vai, va! Vai, scuota, Simone! E due. E tre, basta. Sto a fare i plié, non è che sto a fare squat. Che sto a fare? I plié. Plié, durerà, ben blu. Mettiamo qua. Aspettiamo poi che finisce di cuocere quella cacchio di torta rustica. Ci vediamo all'incirca tra 40 minuti quando è tutto quanto pronto. Quindi molto semplice, ragazzi, ma se seguite i miei passi e fate tutte le mie smorfie, tutte le cose che ho fatto io, palese. Verrà fuori un Gateaux incredibile. Ok, raga. Va bene così, ma tranquilla. Il Gateaux è pronto, anche detto gatto di patate. Facciamo una cosa, allora prendiamo questa, lo andiamo a assaggiare, tanto questo è il mio piatto di prima, al massimo lo metto lì, ragazzi, ce ne andiamo a prendere proprio, vedi come è bello compatto. Beh sì, è giusto per assaggiare, è normale che un po' si rompe, pazienza. Questo è il pezzetto infame, che praticamente è quello che poi ti dà il via libera, esatto, per tutti gli altri pezzi. Ah, vedi come fila, guarda la mozzarella lussa. Ci sta. Oh, wow. È troppo buono. Ma raga, ma non è che lo dico tanto perché sto, ho fatto io, perché io vi ripeto, sono critico, però senti il sapore quanto cazzo è buono. No, è buono, è delicato. Raga. La pulita giusto. Sono troppo forte. Una teglia di 60 kg di gatto di patate. Niente, ragazzi, anche questo video è giunto a termine. Spero ovviamente vi sia piaciuto, quindi mi raccomando un bel pollice su, commentate, condividete questo video, passate la pagina a Facebook e nel mio profilo Instagram, dal link in descrizione. Seguitemi su Twitch, mi raccomando, per tutte le live. Vi invito a passare qua a cambiare, ragazzi, per vedere altri due video. Se tante volte ancora non l'avete visto, cliccate con c'è per schiaccare, cliccate la campanella per vedere il suo video. Ci vediamo al prossimo video, sempre qui sul mio canale. Cliccate il sondaggio se volete un piatto dolce o salato la prossima volta. Quindi mi raccomando, per altri video in cucina con Joker. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao belli!